All'epoca Adrian aveva 19 anni. Amadeu, che doveva affrontare l'esame di Stato, era a casa e studiava giorno e notte. Scendeva solo per mangiare. Fu durante uno di quei pranzi di famiglia che un boccone le andò di traverso. Avevamo tutto il cibo nel piatto e da prima non ci accorgemmo di nulla. All'improvviso Adrian emise uno strano suono, un terribile rantolo, le mani avvinghiate alla gola e i piedi che battevano sul pavimento in modo frenetico. Quello che accadde dopo ci si impresse per sempre nella mente, secondo dopo secondo, movimento dopo movimento. Amadeu fece sedere Adriana su una sedia e mi ordinò di avvicinarmi a lei. Le piegò il capo all'indietro. «Tienila ferma», disse concitato, «fermissima». Dal tavolo prese il suo filato coltello per la carne e lo pulì con il tovagliolo. Ci si mozzò il fiato. «No!» gridò mamma. «No!» Credo che Amadeo non l'abbia sentita. Si mise seduto a cavalcioni di Adriana e la guardò negli occhi. «Devo farlo!» disse. «Ancora oggi mi stupisco della calma che c'era nella sua voce. Se non muori, tira via le mani, fidati di me!» Adriana staccò le mani dal collo. Con l'indice Amadeo tastò lo spazio tra cartilagine tiroidea e cartilagine laringea. Appoggiò poi la punta del coltello a metà dell'intervallo. Trasse un profondo respiro, chiuse un attimo gli occhi, poi affondò il coltello. Cari lettori, ben ritrovati. Oggi vi parlerò di un mio libro del cuore, uno di quei libri che ciclicamente rileggo, scoprendo nuove emozioni e nuove rivelazioni ad ogni rilettura. Parlo di Treno di notte per Lisbona, dell'autore svizzero Pascal Messier. Nato a Berna nel 1944, Peter Bieri, docente di filosofia all'Università di Berlino, inizia a scrivere usando lo pseudonimo Pascal Messier, tratto dai cognomi di due letterari francesi del XVII e XVIII secolo, Blaise Pascal e Louis-Sébastien Messier. Grande studioso di filosofia della psicologia, si ritira prima del pensionamento dalla carriera accademica perché in contrasto con la gestione del mondo universitario. Numerosi suoi saggi sulla coscienza e le scienze neurologiche e sulla tematica della morale. Fra i tanti riconoscimenti accademici ottiene una laurea honoris causa all'Università di Lucerna nel 2008. È negli anni 90 che inizia a pubblicare opere sotto pseudonimo. In Italia vengono pubblicati due romanzi, Partitura d'addio, uscito nel 2008, e il libro che recensiremo oggi, Treno di notte per Lisbona, sempre da Mondadori, nel 2006. Delle mille esperienze che facciamo, riusciamo a tradurne in parola al massimo una, e anche questa, solo per caso e senza l'accuratezza che meriterebbe. Fra tutte le esperienze mute si celano anche quelle che, a nostra insaputa, conferiscono alla nostra vita la sua forma, il suo colore, la sua melodia. Allorché ci volgiamo, quali archeologi dell'anima, a questi tesori scopriamo quanto sconcertanti essi siano. L'oggetto che prendiamo in esame si rifiuta di stare fermo, le parole scivolano via dal vissuto e alla fine sulla carta rimangono pure affermazioni contraddittorie. Se è così, se possiamo vivere solo una piccola parte di quanto è in noi, che ne è del resto? Il romanzo corre su due binari e non è perché ci sia un treno nel titolo, ma perché due sono i protagonisti separati da due diversi spazi temporali, ma uniti da incredibili analogie. Due binari che naturalmente non si incontreranno mai, ma che condivideranno pensieri e paure. Ora cercherò di raccontarvi la storia in grandi linee, ma senza rivelarvi niente che possa togliervi il gusto di leggerlo. Gregorius è un professore di filologia in un liceo di Berna. Estremamente metodico e puntuale, dicevano di lui che si aggirasse per il mondo come se fosse sempre chino su un libro, perennemente intento a leggere. Rutinario e prevedibile fino al paradosso, un giorno di pioggia, attraversando a piedi il ponte che lo porta alla scuola dove insegna, vede una giovane donna che piangendo tiene in mano una lettera. Si è tolta le scarpe e si aggrappa al parapetto. Gregorius, convinto che si voglia gettare dal ponte, si avvicina. La giovane gli parla in portoghese, è sconvolta e così Gregorius la porta con sé alla scuola. E davanti allo stupore dei suoi allievi la fa sedere in classe.
La giornata a partire dalla quale la vita di Raimund Gregorius non sarebbe stata più la stessa cominciò come innumerevoli altre giornate. Alle 8 meno un quarto arrivò a Bundesstraße e imboccò il ponte di Kirchhellfeld che dal centro della città conduce al liceo. Una volta che trovò il ponte bloccato commise uno sbaglio durante la lezione di greco, cosa mai successa in precedenza e che non si sarebbe ripetuta più. Per giorni e giorni a scuola non si parlò d'altro. Quanto più la discussione andava avanti, tanto più aumentava il numero di coloro che attribuivano l'errore a una distorta percezione uditiva. Non era concepibile che Mundus, come lo chiamavano tutti, facesse uno sbaglio in greco, latino e ebraico. A metà mattina la donna abbandona l'aula e scompare, ma a Gregorius restano in mente le parole in portoghese dette dalla donna. E mentre entra in una libreria alla ricerca di un dizionario, si imbatte casualmente in un vecchio libro scritto in quella lingua. Il titolo è evocativo, L'orafo delle parole, e quando Gregorius sfoglia le prime pagine, pur non capendo la lingua, intuisce che qualcosa di profondo e misterioso lo lega all'autore, un medico portoghese, e interpreta quella serie di coincidenze come un segno del destino. Lasciando di stucco i suoi allievi, i suoi colleghi e il preside, e gettandosi alle spalle la sua proverbiale prudenza e anni di ininterrotta routine, compra un biglietto di sola andata nel treno notturno per Lisbona. Egregio signor preside, ieri ho fatto un'esperienza che ha cambiato molte cose. Mi conosce abbastanza bene, credo, per sapere che il tutto non è avvenuto per leggerezza, irresponsabilità o indifferenza. Intraprendo un lungo viaggio e resta da vedere se e in quale senso farò ritorno. Non mi aspetto che mi tenga il posto. La maggior parte della mia vita è intimamente intrecciata con quella del liceo e sono sicuro che ne avvertirò la mancanza. Ma in questo momento qualcosa mi spinge lontano e potrebbe essere un bene che questo mio allontanarmi sia definitivo. Lei e io siamo entrambi ammiratori di Marco Aurelio e lei ricorderà questo passo dei ricordi. Fa violenza, sì, fa violenza a te stessa, anima mia, non avrai più occasione di riscattarti, è breve la vita per ciascuno. E questa tu l'hai quasi interamente consumata senza portarti rispetto, ma anzi hai riposto nelle anime di altri la tua felicità. Quelli che non seguono i moti della propria anima, è inevitabile che siano infelici. Azione e introspezione sono i due elementi che caratterizzano il romanzo e che si alternano per tutta la sua durata, così come si avvicendano le vite e i pensieri dei due protagonisti, Gregorius, che sta vivendo la sua esistenza negli anni 2000, e Amadeus, medico che esercita sotto la dittatura di Salazar e che vede la sua vita stravolta da un evento fortuito, morendo poi prima della rivoluzione dei garofani nel 1974, che marca la fine del regime. A mio avviso il romanzo può essere letto in più modi e sarebbe un peccato non affrontarlo perché scoraggiati dalle riflessioni filosofiche che si alternano all'azione. La mia prima lettura si è concentrata sulle vicende del protagonista, Gregorius. Mi affascinava il meccanismo che può portare una persona a mettere in gioco tutta la sua esistenza per obbedire a un impulso improvviso e inaspettato, ma ho subito con un pizzico di irritazione l'intercalare di riflessioni filosofiche. Alla seconda lettura, una volta che ormai conoscevo la trama, sono state proprio quelle meditazioni che mi hanno aperto nuovi orizzonti di pensiero, scritte con una lucidità e intuizione sconvolgenti. Se l'indomani Lisbona non fosse stata immersa in quella luce d'incanto, pensò in seguito Gregorius, le cose forse avrebbero preso tutta un'altra piega. Forse sarebbe andato all'aeroporto e si sarebbe imbarcato sul primo volo per Berna. Ma la luce impediva ogni tentativo di tornare sui propri passi. La sua radianza aveva il potere di rendere il passato qualcosa di remoto, pressoché irreale, e davanti a quello splendore la volontà perdeva ogni ombra gettata dal passato e non restava che procedere verso il futuro, quale che fosse. La mia terza lettura è coincisa con un viaggio a Lisbona e lì l'ho vissuta con una maggiore intensità,
facendo un giorno il percorso di Gregorius per il Barrio Alto, andando a cercare il famoso ambulatorio azzurro, entrando nelle vecchie librerie di libri usati dove bazzicava il protagonista e vivendo l'atmosfera di quella città affascinante sul bordo estremo d'Europa. I racconti sulla dittatura e la resistenza arricchiscono il romanzo di elementi storici e tutta la trama si svolge nel ricordo delle atrocità compiute dal regime di Salazar, ponendo l'attenzione sulla necessità del popolo portoghese di cancellare quel periodo buio. Quella di Salazar fu una lunga dittatura. Fu al potere dal 1932 al 1968, anno della sua morte. Con la polizia segreta, la temutissima PIDE, mise in atto crudeli repressioni e i centri di detenzione, come il famigerato campo di concentramento di Tarrafal nell'isola portoghese di Capo Verde, dal 1936 vide deportati e torturati molti prigionieri politici. Nel 2013 il regista Billy August porta il romanzo sul grande schermo con un cast stellare. L'attore inglese Jeremy Irons nei panni di Gregorius, Charlotte Rampling, Christopher Lee, Jack Huston e tanti altri meravigliosi interpreti. La trama cambia un po' rispetto al libro, ma l'atmosfera resta intatta, i dialoghi gli sono fedeli e l'essenza è inalterata, anche se il finale è un po' diverso. In questo caso mi è molto difficile scegliere una citazione, visto che il romanzo è pieno di frasi immemorabili. Ne scelgo una di Marco Aurelio, che sintetizza la morale del libro. Quelli che non seguono i moti della propria anima, è inevitabile che siano infelici. Vi auguro piacevoli letture e vi rimando alla prossima puntata.